Bruno Vallini che... Padre Santo, il giovane del Vangelo ha chiesto a Gesù: Maestro buono, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Io non so neanche cos'è la vita eterna, non riesco ad immaginarmela, ma una cosa la so, non voglio buttare la mia vita, voglio viverla fino in fondo e non da sola. Ho paura che questo non avvenga. Ho paura di pensare solo a me stessa, di sbagliare tutto e di ritrovarmi senza una meta da raggiungere, vivendo alla giornata. È possibile fare della mia vita qualcosa di bello e di grande? Cari giovani, prima di rispondere alla domanda vorrei dire grazie di cuore per tutta la vostra presenza. Per questa meravigliosa testimonianza della fede, del voler vivere in comunione di Gesù, per il vostro entusiasmo di seguire Gesù e di vivere bene. Grazie. Allora la domanda, lei ci ha detto che non sa che cosa è la vita eterna e non sa immaginarsela. Nessuno di noi è in grado di immaginare la vita eterna perché fuori della nostra esperienza, ma tuttavia possiamo cominciare a comprendere che cosa sia la vita eterna. E penso che lei con la sua domanda ci ha dato una descrizione dell'essenziale della vita eterna, cioè della vera vita. Non buttare via la vita, viverla in profondità, non vivere per se stessa, non vivere alla giornata, vivere realmente la vita nella sua ricchezza e totalità. E come fare? Questa è la grande questione con la quale è venuto anche questo giovane ricco al Signore. A prima vista la risposta del Signore appare molto secca. Tutto sommato dice: osservi i comandamenti. Ma dietro, se riflettiamo bene, ascoltiamo bene il Signore, nella totalità del Vangelo troviamo la grande saggezza della parola di Dio di Gesù. Cioè, questi comandamenti, secondo un'altra parola di Gesù, sono riassunti in questa unica: amare Dio con tutto il cuore, ragione, tutta l'esistenza, e amare il prossimo come se stesso. Amare Dio suppone conoscere Dio, riconoscere Dio. E questo quindi è il primo passo che dobbiamo fare, cercare di conoscere Dio. E così sappiamo che la mia vita non è per caso esistente, non è un caso. La mia vita è voluta da Dio dall'eternità. Io sono amato, sono necessario. Dio ha un progetto con me nella totalità della storia, ha un progetto proprio per me. La mia vita è importante, anche necessaria. E l'amore eterno mi ha creato in profondità e mi aspetta. Quindi questo è il primo punto: conoscere, cercare di conoscere Dio, così capire che la vita è un dono
che, la vit- che è bene vivere. E poi l'essenziale è l'amore. Amare questo Dio che mi ha creato, che ha creato questo mondo, che governa in tutte le difficoltà dell'uomo, la storia, e che mi accompagna. E amare il prossimo. I 10 comandamenti ai quali Gesù nella sua risposta accenna sono solo una esplicitazione del comandamento dell'amore, sono per così dire regole dell'amore, indicano la strada dell'amore con questi punti essenziali: la famiglia come fondamento della società, la vita da rispettare come dono di Dio, l'ordine della sessualità, della relazione tra uomo e donna, l'ordine sociale e finalmente la verità. Questi elementi essenziali esplicitano la strada dell'amore, come realmente amare e trovare la via retta. Quindi c'è una volontà fondamentale di Dio per noi tutti, che è identica per noi tutti, ma alla sua applicazione diversa in ogni vita, perché Dio ha un progetto preciso con ogni uomo. San Francesco di Sala una volta ha detto: la perfezione, cioè l'essere bene, il vivere la fede e l'amore, è sostanzialmente una, ma in forme molto diverse. Molto diversa è la santità di un certo sino e di un uomo politico, di uno scienziato e di un contadino e così via. E così per ogni uomo Dio ha il suo progetto e io devo trovare nelle mie circostanze il mio modo di vivere questa unica comune volontà di Dio, le cui grandi regole sono indicate in queste esplicazioni dell'amore. E cercare quindi anche di fare ciò che è l'essenza dell'amore, cioè non prendere la vita per me, ma dare la vita. Non vuol avere la vita, ma fare la vita un dono. Non cercare me stesso, ma andare agli altri. Questo è l'essenziale e implica rinunce, cioè uscire da me stessa, non cercare me stesso, è proprio non cercando me stesso, ma dandomi per le grandi vere cose trovo la vera vita. E così si troverà in ognuno nella sua vita le diverse possibilità: impegnarsi in un volontariato, in una comunità di preghiera, in movimento, nelle azioni della parrocchia, nella propria professione trovare la mia vocazione, vivala in ogni posto importante e fondamentale, sia un grande scienziato, sia un contadino. Tutto è importante negli occhi di Dio, è bello se è vissuto fino in fondo con quell'amore che realmente redime il mondo. E così vorrei alla fine raccontare una piccola storia di Santa Paquita, questa piccola santa africana che in Italia ha trovato Dio e Cristo, che mi fa sempre grande impressione. Questa sua Paquita era suora in un convento italiano. Un giorno il vescovo del luogo ha fatto visita in quel monastero e vede questa piccola suora nera, della quale sembra non aveva saputo, e dice: ma suora, che cosa fa lei qui? E Paquita risponde: lo stesso come lei, eccellenza. E il vescovo, visibilmente un po' irritato, dice: ma come, suora, fa lo stesso come... Sì, dice, ambedue noi vogliamo fare la volontà di Dio, non è vero? E infine questo è il punto essenziale: conoscere con l'aiuto della Chiesa, della parola di Dio, degli amici, la volontà di Dio, sia nelle sue grandi linee comuni per tutti, sia nella concretezza della mia vita personale. Così la vita diventa non forse troppo facile, ma bella e felice. E preghiamo il Signore che ci aiuti sempre di trovare la sua volontà e di eseguirla con gioia.
Il Vangelo ci ha detto che Gesù fissò quel giovane e lo amò. Padre Santo, che vuol dire essere guardati con amore da Gesù? Come possiamo fare anche noi oggi questa esperienza? Ma è davvero possibile vivere questa esperienza anche in questa vita di oggi? Naturalmente direi di sì, perché il Signore è sempre presente, guarda ognuno di noi con amore, solo noi dobbiamo trovare questo sguardo e incontrarci con Lui. Come va? Direi, primo punto, per incontrarci con Gesù, per fare l'esperienza del suo amore e conoscere Gesù. Conoscere Gesù implica diverse vie. Una prima condizione è conoscere la figura di Gesù come ci appare nei Vangeli, che ci danno un ritratto molto ricco della figura di Gesù nelle grandi parabole, pensiamo figlio prodigo, samaritano, Lazzaro, eccetera. In tutte le parabole, in tutte le parole, nel sermone della montagna, troviamo realmente il volto di Gesù, questo volto di Dio, fino alla croce, dove per amore di noi si dà totalmente fino alla morte e può alla fine dire nelle tue mani, Padre, do la mia vita, la mia anima. Quindi conoscere, meditare il Gesù insieme anche con amici, con la Chiesa, e conoscere Gesù non solo in modo accademico, teorico, ma col cuore, cioè parlare con Gesù nella preghiera. Una persona non si può conoscere nello stesso modo nel quale posso studiare la matematica. Per la matematica è necessaria e sufficiente la ragione. Ma per conoscere una persona, innanzitutto la grande persona Gesù, Dio uomo, ci vuole anche la ragione, ma nello stesso tempo anche il cuore. Solo con apertura del cuore per Lui, solo in questo insieme di conoscere quanto ha detto, quanto ha fatto, con il nostro amore, il nostro andare verso di Lui, possiamo man mano sempre più conoscerlo e così anche fare l'esperienza di essere amati. Quindi ascoltare la parola di Gesù, ascoltarla nella comunione della Chiesa, nella sua grande esperienza, e rispondere con la nostra preghiera, con il nostro colloquio personale con Gesù, dove gli diciamo quanto non possiamo capire, i nostri bisogni, le nostre domande, e in un vero colloquio possiamo sempre più trovare questa strada della conoscenza che diventa amore. E naturalmente non solo pensare, non solo pregare, anche fare è una parte del cammino verso Gesù, fare le cose buone, impegnarsi per il prossimo. Ci sono diverse strade, ognuno conosce le sue possibilità nella parrocchia, nella comunità dove vive, per impegnarsi anche con Cristo e per gli altri, per la vitalità della Chiesa, perché la fede sia realmente forza formativa del nostro ambiente, così del nostro tempo. Quindi direi questi elementi: ascoltare, rispondere, entrare nella comunità credente, comunione con Cristo nei sacramenti dove si dà a noi, sia nell'Eucaristia, sia nella confessione, eccetera. E finalmente fare, realizzare le parole della fede, così diventano forza della mia vita e appare realmente anche a me lo sguardo di Gesù, il suo amore mi aiuta, mi trasforma. Gesù invitò il giovane ricco a lasciare tutto e a seguirlo, ma lui se ne andò via triste. Anche io, come lui, faccio fatica a seguirlo, perché ho paura di lasciare le mie cose
e talvolta la Chiesa mi chiede delle rinunce difficili. Padre Santo, come posso trovare la forza per scelte coraggiose e chi mi può aiutare? Ecco, cominciamo forse con questa parola dura per noi, rinunce. Rinunce sono possibili, anche diventano alla fine belli, se hanno un perché. E se questo perché giustifica poi anche la difficoltà della rinuncia. San Paolo ha usato in questo contesto l'immagine delle Olimpiadi e degli atleti impegnati per le Olimpiadi. Dice, loro per arrivare finalmente alla, diciamo oggi alla medaglia, in quel tempo alla corona, devono vivere una disciplina molto dura, devono rinunciare a tante cose, devono realmente esercitare questo sport che fanno e fanno grandi sacrifici, rinunci, perché hanno un perché e vale la pena, anche se alla fine forse non sono tra i vincitori, tuttavia è una bella cosa aver disciplinato se stesso e capace di fare queste cose con una certa perfezione. E lo stesso che vale con queste immagini di San Paolo per le Olimpiadi, per tutto lo sport, vale anche per tutte le altre parti della vita. Una vita professionale buona non posso raggiungere senza rinunce, senza una preparazione adeguata, che sempre esige una disciplina, esige che devo rinunciare a qualche cosa. E così via anche nella arte, in tutti gli elementi della vita. E se noi comprendiamo tutti che per raggiungere uno scopo, sia professionale, sia sportivo, sia artistico, culturale, dobbiamo rinunciare, imparare per andare avanti, proprio anche l'arte di vivere, di essere se stesso, l'arte di essere un uomo, esige rinunce, e le rinunce vere che ci aiutano a trovare la strada della vita, l'arte della vita, ci sono indicate nella parola di Dio e ci aiutano di non cadere, diciamo, nell'abisso della droga, dell'alcol, della schiavitù della sessualità, della schiavitù del denaro, della pigrizia. Tutte queste cose nel primo momento appaiono come azioni di libertà. In realtà non sono azioni di libertà, ma inizi di una schiavitù che diventa sempre più insuperabile. E superare queste rinunce alla tentazione del momento, andare avanti verso il bene, crea la vera libertà e fa preziosa la vita. In questo senso mi sembra dobbiamo vedere che senza un no a certe cose non cresce il grande sì alla vera vita, come la vediamo nelle figure dei santi. Pensiamo a San Francesco, pensiamo ai santi del nostro tempo, Madre Teresa, Don Giocchi e tanti altri, che hanno rinunciato e che sono vinto, sono divenuti non solo liberi loro stessi, ma una ricchezza per il mondo, e ci mostrano come si può vivere. E così alla domanda chi mi aiuta, direi, ci aiutano le grandi figure della storia della Chiesa, ci aiuta la parola di Dio, ci aiuta la comunità parrocchiale, il movimento, il volontariato, eccetera, e ci aiutano le amicizie con uomini che vanno avanti, che hanno già fatto progressi nella strada della vita e possono convincermi che andare così è la strada giusta. E preghiamo il Signore che ci doni sempre degli amici, delle comunità che ci aiutano di vedere la strada del bene e di trovare così la vita bella e gioiosa. Padre Santo, grazie per quanto ci ha detto.
sarà per noi luce sul nostro cammino e sostegno per la nostra vita di fede. Questa sera, a nome di tutti i giovani qui presenti, vogliamo impegnarci a vivere quello che ci ha detto, con l'aiuto della grazia di Dio. Vogliamo percorrere la strada che ci ha tracciato, soprattutto per capire come e dove realizzare il nostro futuro. Vogliamo capire qual è la nostra vocazione. Sappiamo che la strada è difficile, ma anche possibile. Le paure e i dubbi sono tanti, ma abbiamo la certezza che il Signore Gesù, il nostro Maestro, non ci abbandonerà in questo cammino. Noi ci fidiamo di Lui e nel giorno dell'Annunciazione vogliamo dire il nostro sì alla volontà di Dio sulla nostra vita insieme alla Vergine Maria. Ed ora, proprio come Maria, vogliamo dire tutti quanti insieme, forte e chiaro, il nostro... Eccomi! Fratelli e sorelle, sull'esempio di Maria Santissima abbiamo pronunciato il nostro Eccomi. Invochiamo con fiducia Dio Padre e chiediamogli di guidare i nostri passi secondo la sua volontà. Padre. Thank you.
sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui regi caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.